Thank you.
Stai tranquillo che la so la strada, eh! Dove stai tu? Non guardo io! Vai, guarda tutte e due. Posso? Sì, sì. Rapido, vada. Dai, rapido, accelerazione. Vai. Vai,
Sì, però un attimo. Comunque, anche dove conosco. Adesso ho mollato un po' dietro. Ho visto c'è scappato da dietro, dietro. Però ho fatto un focaccia. Chi? Ciao. Buongiorno. Buongiorno, signorina. Com'è? Allora, due focacce. Quante focacce? E allora facciamo un'altra focaccia. Io sto con... Io sto con lì, l'orto... Ci sono aramata? C'è la moglie. Ancora. Thank you.
la gomma nuova che... Guido proprio male, Guido. Non è progressiva. Allora se stai vicino te sparo. Oh, però questa è... Però c'ha... Non è piatta proprio, c'ha qualche spigolo. Stasella. Ok, questo più bravo esce... C'è il dildo! Sì! Ah. Quando... quando cambi, quando metti in quarto! Allora cambio sempre! La terza volta che ti siedi! La terza volta che ti siedi!
Spider Force. La stessa questa. Questa no? È morbida, sì, per te. Questa è morbidina. No, più che altro non riesco a fare la lavora tanto davanti, in salita mi sento troppo in avanti, non riesco a caricarla. Però è bella, bella, mi piace. Sul manubrio da mettere a posto per me. Allora sposta pure il merdo. Sì, vedo che ce l'hai già in avanti. Perché voi andate forte. E no, nel brutto in salita rimango un po'. Però bello, bello. Scusa Lorenzo, se vuoi ce ne sono. Mi è piaciuta tanto, se vuoi carichi la mia e tengo questa qua. No, adesso per oggi no, dopo vediamo domani. Per la sella varrebbe la pena. Questa è sulle piccole, sulle minime. È fantastica. Però se trovi lo spigolo, la senti? Eh beh, un po' di un pochettino. Ma adesso non è a posto perché ho mollato un po' davanti, perché quelle lì erano tarate per i due tempi. Dunque ho mollato un po', cioè dietro, perché davanti sono morto. No, per cui... no, è ben bilanciata, questa curvi bene, meglio che quella. Beh, oggi vai meglio con quella. Curvi perché meglio. Non riesci, non c'è tanto grip, devi farla un po' scivolare, questa qua è più dura. Quale è più dura? Quella di Renzi. Questa? È più caricata davanti, più alta. Fare lavorare l'avantreno devi caricarlo, solo che essendo viscido fai un po' più fatica, no? Ti fidi un po' meno. Questa è più bassa. Ah, questa perché è dal terreno marchigiano. Esatto. Noi adesso, però piano piano ci arriviamo a settarla. No, però è bella, mi è piaciuta tanto. Allora, mezzogiorno e 20. Precisi. 22. Siamo già felici. Andiamo giù o ritorniamo a mare e andiamo giù da mare? Come vuoi. Fai te. Perché se andiamo giù adesso, mezzogiorno e 20, qui dobbiamo andare su, fare ancora qua un altro, non... Ma fai il ponte del passo a scendere giù? Cosa vuoi fare a scendere? Fai quello che vuoi, va tutto bene. Secondo me siamo in orario, qualsiasi cosa facciamo adesso arrivando con lui. Guarda il fatto che io ho fame, non ce l'ho, è proprio l'ultima cosa che ho. Voi avete fame? No. Io? No. No, però Antonio sì, sicuramente. Antonio... Non vi sembra la scusa Antonio, Antonio, poi dopo il tu! Il primo caso! Lo so, ancora no, 20-30 chilometri fa qua. Sembra Antonio e loro invece hanno fame.
questa è l'ultima. Io metto un po' la caffè, insomma. Mangiamo un po', intanto, mangiamo un po'. Lo dici, non lo portate via, ma è molto. Ma lo mangiamo poi? Sì, dove si può? Meglio che ce l'abbiamo avuto, perché lato, quindi... Ma quelli che erano sotto lì, ma quelli che erano sotto lì sono stati riserciti qua. Ma ci ha detto che era riserciti della persona. Dimmi la padella, ti devo servire io, certamente. Sono ospite. No, quella sotto, questa qua che quella sotto che è più convinta. Io voglio ciò che danno. Ripiglia Antonio, ripiglia. Il ponte che è caduto, che dai. La più condita, basta. Dopo gli cresce la parte, gli cresce. Credo che 2 anni qui avete fatto. Questa merita, è tutto un guidato così, se lasciamo andare, diamo una... Va bene, va bene. Ti vedo però... No, beh, io non sto ai livelli 2, vedo che... io la conosco come le mie me vai via. Però se ti... No, se ti tiro, ci sei. Va bene, va bene.
dorso. Vaffanculo. Mi dico che? Non te lo toglie quanto. Così ma fa bene. Eh? Non te lo toglie? No. Il guanto. Arriviamo subito alla spalla. Oh, c'è un nastro isolante, lo vogliamo fascettare con l'altro? Questo non sarebbe male. Dopo la lunga giornata, il lavaggio delle moto, cosa ci dici Roberto? La giornata è stata molto proficua, perché detto poco fango, abbiamo fatto 140 km, non pochi. Oriano ci ha portato a fare un diretto molto scorrevole, a tratti un po' scivoloso, però ci siamo divertiti. Bellissima giornata! Bella giornata, bella giornata! Sì, sì. Tu Antonio, com'è andata? Per me è stata un'ottima giornata! Dimmi tutto Antonio, com'è andata? È stata una giornata spettacolare! Sì? Spettacolare. Poi il tempo ci ha assistito, esatto. Quindi tutto ok! Tutto il lavaggio per far splendere le moto!